Ciao, ciao a tutti. Scusate se ultimamente non ho più pubblicato così tanti video e anche sui social non riesco a pubblicare più così tanti post. Di solito ne pubblico uno o due al giorno, ma come vi ho già accennato nei miei ultimi video, è un periodo molto impegnativo sia a livello di tempo, quindi ne ho poco da dedicare purtroppo al canale, e anche impegnativo da un punto di vista mentale, quindi la mia testa è da tutt'altra parte e non riesco a dedicarmi alle mie passioni quanto vorrei. Spero insomma possiate capire, ovviamente speriamo che questo periodo passi. Intanto io vorrei in tutti i modi, e spero di riuscirci, almeno farvi video dedicati all'estate, quindi ai prodotti che potrebbero, ai consigli che potrebbero esservi utili nel periodo estivo. Tutte le altre recensioni, io ne ho tantissime da farvi, ma non solo recensioni, anche tanti altri video che ho in testa, e forse li rimanderò. Vedrò, io vivo giorno per giorno e quello che riesco a fare faccio. Ovviamente, se per caso voi avete bisogno di un consiglio, di un parere su un determinato prodotto che avete visto in uno dei miei video o in uno dei miei post, chiedetemi anche privatamente o sotto un post, sotto un video, insomma, dove preferite. Io tutti i link dei miei social vi lascio sempre qui sotto nel box informazioni, perché comunque i prodotti in questo periodo continuo ad utilizzarli, quindi io un parere, una mia opinione li ho. E, se non riesco ancora a parlarvene, ecco, chiedetemi e vi rispondo con piacere. Se non vi rispondo è soltanto perché non ho ricevuto la notifica, quindi eventualmente insistete o provate con un altro social, perché ogni tanto, soprattutto per esempio Facebook, mi fa un po' impazzire. Ogni tanto anche YouTube si mette. Allora, parliamo del video di oggi. Video di oggi vi volevo mostrare delle novità, alcune particolarmente utili nel periodo estivo, però non solo, che riguardano la Bubble Family. La Bubble Family è un'azienda per la quale io collaboro già da un po' di tempo. E mi fa tanto piacere perché per ora tutti i prodotti che ho testato loro mi sono piaciuti, li ho apprezzati e hanno sia un packaging sia una funzionalità che mi fanno proprio venire in mente delle coccole. Sono belli da vedere, belli da ve mostrare anche in bagno e sono anche molto, diciamo, tra virgolette, teneri da usare perché io mi sento molto coccolata quando utilizzo i loro prodotti. Questa cosa mi piace tantissimo. Per chi ancora non conoscesse questa azienda, io ve ne ho parlato in diversi video. Credo che fino ad ora saranno un 4 o 4-5, in cui sia vi ho mostrato i prodotti e parlato dell'azienda, sia fatto già delle recensioni sui loro cosmetici. Io il loro video vi linko tutti qui sotto e anche qui sopra nel corso del video, li troverete qui sopra i link, così se siete un po' più curiosi potete andarli a visitare, a vedere. Che cosa volevo dirvi? Ah sì, che comunque, scusate, ecco, come vi ho detto, mentalmente sì, sono presa da altro e quindi mi distraggo facilmente. Vi metto sotto anche il link ovviamente del loro sito, della loro pagina Facebook, Instagram. Una cosa che mi chiedete spesso, anche se io lo dico poi nei video in cui parlo di questi prodotti e dove acquistarli. Allora, online si possono trovare sui siti di Effetto Bio e Farmacie Egea. Invece è molto probabile che ci sia un rivenditore vicino a casa vostra che non sia necessariamente una profumeria o un negozio che vende cosmetici. Come qui a Padova, i prodotti della Bubble Family sono venduti da un negozio che non vende assolutamente cosmetici, ma vende varie oggettistiche per la casa. Quindi voi scrivete a loro un'email che trovate sul loro sito, se mai ve la linko anche qui sotto, e loro rispondono insomma di solito prontamente, vi dicono se potete trovare un rivenditore vicino a casa vostra dove poter acquistare i loro prodotti. Passiamo finalmente ai cosmetici. Allora, il primissimo prodotto che vi voglio presentare, novità di quest'estate e utilissimo nel periodo estivo, è il Pic Stop, il nascondiamoci dagli insetti. È un praticamente prodotto contro le zanzare. Questo mi sta piacendo tantissimo perché ci sono in giro dei cosmetici anti-zanzare Eco Bio con Bonincci, però non sono come questi, non ho mai visto nessuno come questi, intanto perché tutti gli altri sanno di citronella e sinceramente spruzzarsi addosso questi prodotti anti-zanzare che sanno di citronella non è un piacere. Sì, tengono lontane le zanzare e va bene,
devono essere funzionali, però avere questa profumazione a me non piace tantissimo perché poi anche le persone lo sentono, ma lo sento anch'io e non mi piace. Quindi una questione innovativa, ecco, di questo prodotto è proprio che non sa assolutamente di citronella, ma sa di, secondo me, di talco. È una profumazione molto più leggera di tutti gli altri loro prodotti, però i loro prodotti, la profumazione più tipica è quella del talco e a me ricorda quello. Quindi è un piacere spalmarselo sul corpo, spalmarselo perché non è spray, ma ha una consistenza di una crema. Ve la faccio vedere, ecco, quindi lo potete spalmare tranquillamente, non unge, quindi va benissimo anche se fa caldo perché non rimane la pelle unta, appiccicosa, e state sicuri che funziona. Funziona perché ovviamente io lo sto già testando. L'ho testato anche quando siamo andati in giardino con amici che non hanno voluto provarlo. Loro erano pieni di punture a fine serata, io invece non ne avevo, tranne una dove ho dimenticato di spalmare questo prodotto perché purtroppo quando li metto c'è sempre un punto che dimentico, ossia non l'avevo messo sui piedi anche se avevo le scarpe aperte. Non ho pensato che ovviamente le zanzare potevano andare anche lì a pungermi e quindi lì avevo una puntura sul resto del corpo. Niente, quindi contentissima, e avevo anche una buona profumazione, poi è delicata sul corpo, non si sente tantissimo, però è buona, è veramente buona. Un'altra proprietà di questo prodotto non è solo quella di allontanare le zanzare, ma anche di avere proprietà emollienti ed idratanti. Come indicato qua, è un'emulsione fluida che ha proprietà eudermiche e si integra al meglio con il film, con il normale film idrolipidico epidermico. Quindi ha anche proprietà, appunto, come vi ho detto prima, emollienti, idratanti, dermoprotettive, lascia proprio la pelle vellutata, previene anche gli arrossamenti, è adatto a tutte le pelli, anche quelle più sensibili, quindi è adattissimo anche ai bambini e anche agli anziani. Questo fa parte della linea Bubble Baby. Esiste in due packaging, questo con l'immagine del bambino molto carino e quello con l'immagine della bambina. È un prodotto cruelty free adatto a tutta la famiglia. Ecco, visto che ci sono, il sito è www.ilmondodibubble.it, che vi ho detto vi metto qui sotto. Quindi mi piace perché funziona, perché ha queste altre due azioni: il fatto di avere una buona profumazione, finalmente un prodotto antizanzare che sarà un piacere utilizzare, e poi l'aspetto idratante, quindi è come se vi metteste anche una crema. Infatti questo indicato anche si può utilizzare per tutto l'anno, anche in altri periodi. Inoltre la confezione è da 100 ml, quindi va bene per un utilizzo anche familiare, però è bello compatto, quindi tranquillamente si può mettere in borsa, come vedete grande quanto la mia mano, facilmente si può portare in giro. Io per me è già un prodotto promosso, ovviamente lo testerò più a lungo, poi vi farò un video recensione, non so se arriverà verso fine estate, nel caso prenderete appunti o per altri periodi dell'anno in cui vi potrebbe servire questo tipo di prodotto o per l'anno prossimo. Intanto già ve ne parlo, secondo me è ottimo perché poi basta poco per testare un prodotto antizanzare o funziona o non funziona, su di me sta già funzionando. Altri prodotti utilissimi per l'estate, perché a noi piace comunque quando viaggiamo portare in giro i nostri cosmetici preferiti, sono le mini taglie. Io ne ho un po' qui, ve le presento. Sono mini taglie, quindi adattissime appunto per i viaggi. Sono vediamo, questo è da 50 ml, ve lo faccio vedere. Ne ho anche un altro qui. Ce ne sono varie, con varie immagini, vari packaging, sono i loro prodotti, di cui alcuni tra l'altro io ho già utilizzato, già testato, come il doccia shampoo. Di questo avete già una recensione in uno dei miei video precedenti, l'avevo utilizzato soprattutto come bagno doccia. Adesso vediamo se riesco a provarlo, a testarlo anche come shampoo. Poi abbiamo qui il bagnetto. Il sapone liquido con queste due immaginette, perché anche le immagini dei loro prodotti sono studiate anche per renderli proprio belli, sono bellissimi da vedere. Qui abbiamo anche il bagno doccia, in questo caso io l'ho ricevuto anche in full size, come vedete qui. Vi faccio vedere la confezione. Adesso le casette sono verdi, prima erano blu. Questa è della linea
0 a 100 anni, ecco un boccettone da 500 ml, che anche questo in caso si può travasare e portare in giro, però a volte avere già le mini taglie senza dover andare anche a comprare la confezione dove travasare i prodotti sono comodi per l'ultimo momento, non lo so, ecco questo li proverò. Questi prodotti ovviamente anche questo quando l'avrò provato poi ve farò una recensione, sono molto delicati, ho utilizzato il sapone liquido che qui vedete anche in sample, l'ho utilizzato anche sul viso, mi sono sempre trovata bene perché secondo me lavano bene, quindi le zone un po' più grasse del mio viso, però non aggrediscono quelle più sensibili perché, per chi non lo ricordassi, ho la pelle di tipo mista. Quindi sono mini taglie che hanno anche diverse immagini, quindi molto carine e sì, da portare in viaggio, però per esempio anche da portare in piscina, quindi anche nel periodo invernale quando si va in palestra, in piscina, nel borsone, sono comodissime da inserire e utilizzare. Quindi vanno bene per tutto l'anno. E non abbiamo soltanto i saponi, perché qua abbiamo bagnetto, doccia shampoo, sapone liquido, c'è anche in mini size, ci sono altri due prodotti di cui però io li ho ricevuti in full size e quindi appunto vi ripresento in full size, sposto perché sennò non c'è spazio. Allora, il primo, parliamo sempre di un detergente, è un nuovo sapone intimo delicato, questo della linea 0 100 anni, come vedete questa è la casettina, è un nuovo sapone intimo a base di ribes nero ed estratti di mirtillo, però contiene anche camomilla, malva e calendula. Quindi dagli ingredienti almeno, perché questo non ho ancora iniziato ad utilizzarlo, sembra proprio un detergente intimo delicato. Non l'ho ancora utilizzato perché voglio prima terminare un altro, sapete che io non apro tanti prodotti tutti insieme, però non vedo l'ora di utilizzarlo. Perché? Perché finalmente c'è in giro un sapone intimo che non contenga l'olio essenziale di tea tree. Perché dico finalmente? Perché almeno per quanto mi riguarda i saponi intimo eco bio o con Bonincci hanno sempre e spesso l'olio essenziale di tea tree, perché comunque è un antibatterico. Solo che secondo me a furia di utilizzare tutti i saponi intimo che contengono sempre lo stesso ingrediente si può diventare sensibili a quel tipo di ingrediente. Si può, non è detto assolutamente. E poi io preferisco, proprio per le caratteristiche mie, utilizzare un sapone intimo che abbia l'olio essenziale di tea tree, quindi abbia un lavaggio anche che sia in modo particolare antibatterico nel periodo per esempio del ciclo mestruale oppure quando sono in giro, un detergente intimo più delicato, però anche questo ha azione antibatterica, cioè ovviamente deve comunque lavare. Qua dice che è comunque protettivo perché rispetta il pH acido della frola batterica, però aiuta anche contro gli arrossamenti, quindi le irritazioni. Infatti è indicato per tutte le età. Ecco, quindi io preferisco alternare i due tipi di sapone intimo e questo finalmente, ecco, ce n'è uno che è stato creato e non vedo l'ora di utilizzarlo e poi ovviamente ve ne parlerò. Quindi anche questo esiste in mini size. Un altro prodotto che esiste in mini size che è comodo perché dopo che ci si è lavati, almeno io tendo sempre a mettere una crema idratante ed è arrivata la nuova crema latte. Nuova crema latte perché l'inci, gli ingredienti sono stati leggermente modificati, è stato eliminato il fenossietanolo che non a tutti è simpatico. Io in realtà mi sono informata, non so, io non sono tanto contro il fenossietanolo, però c'è chi non lo vuole utilizzare, la Bubble Family, in particolar modo Carlotta, con la quale poi mi sento spesso per parlare dei loro prodotti, viene incontro tantissimo alle esigenze dei consumatori, loro ascoltano veramente tanto, secondo me più di qualunque altra azienda, i consigli e i desideri dei clienti e quindi siccome a molti quell'ingrediente non piacevano, loro lo hanno eliminato. Quindi hanno un po' modificato, qui non so se riuscite a vedere gli ingredienti. Io la crema latte avevo provato quella nella vecchia versione e ve l'avevo anche recensita. Mi piace tantissimo per la profumazione, la consistenza, va bene nel periodo estivo come anche dopo sole nel periodo invernale. È bella idratante, però non unge. A me piace, adesso ovviamente voglio provare anche questa nuova versione. Sono tanto curiosa e vi farò sapere, ecco.
sappiate che esiste anche quindi la crema latte in mini size. Un altro prodotto molto utile, sicuramente quando si viaggia, quando si è in giro, però anche in ufficio, perché io ce l'ho anche sulla mia scrivania di lavoro, è il gel igienizzante idratante mani. Anche di questo, come sapete, aveva un inci, diciamo, con ingredienti che non a tutti stavano simpatici, in questo caso anche a me. Adesso non me li ricordo nello specifico, però c'è un paio di ingredienti che non mi piacevano del tutto. Carlotta ha ascoltato le nostre richieste e ha modificato l'inci totalmente verde, totalmente bio, e quindi ha ricreato questo detergente mani, che anche questo io non vedo l'ora di utilizzare. Sto finendo la vecchia versione ed è un gel igienizzante che si igienizza, però come sapete negli igienizzanti mani ci devono essere grosse quantità di alcol per creare l'effetto igienizzante che possono seccare la pelle. Invece loro hanno introdotto degli ingredienti come ad esempio abbiamo qua il pantenolo, la glicerina e non solo. Forse riuscite a vederlo, che idrata anche le mani e mi ha detto Carlotta che l'ha creato ancora più idratante di quello precedente, quindi fantastico. Anche di questo ci sono tante immagini carine, questa è quella dedicata allo sport. Molto molto belli questi prodotti, belli e utili, e anche di questo vi farò sapere. Semmai di questi prodotti, anche per velocizzare un po', vi farò dei post quando riesco di prime impressioni, di quelli che un po' meno conosco. Ultimo prodotto che mi è stato rinviato, perché anche questo utilissimo e progressivo, ma io già lo conosco benissimo, l'ho adorato e infatti ho anche chiesto a Carlotta se poteva inviarmi un'altra confezione e ve l'ho recensito nell'ultimo video, è il balsamo in doccia. Questo balsamo in doccia che si utilizza nella doccia dopo la detergenza, quindi dopo il bagnoschiuma, lo si spruzza, lo si massaggia leggermente e poi ci si sciacqua. Ha una consistenza oleosa, ha una leggera profumazione di latte di mandorla che non dura a lunghissimo. Infatti, io dopo questo poi di solito mi spruzzo la loro acqua profumata, anche quello è un altro prodotto che vi ho recensito ed è fantastico in questo periodo perché vi idrata la pelle, però non vi unge. Quindi, secondo me, sarebbe da alternare alla crema latte. Personalmente, rispetto anche pensando ai miei utilizzi passati, la crema latte in questo periodo lo utilizzerei assolutamente come doposole, perché la sento più come un, non so, mi piacerebbe più utilizzare questo come doposole, invece questo giornalmente. Ovviamente quando ci si espone al sole, no, lì mettete la protezione solare, mi raccomando. Bellissimi e buonissimi prodotti, questi due, secondo me in questo periodo sono fantastici. Bene, io vi ho presentato un po' tutto. Spero prossimamente di riuscire a fare varie recensioni. Se c'è qualche prodotto che vi interessa di più, appunto, fatemi sapere, proprio perché di questi comunque la maggior parte già li conosco. È questione solo di ritestarli un altro po' di più. In caso comunque ci sono già dei video recensione, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se qualcuno di voi ha scoperto questi prodotti, li sta utilizzando, se avete il mio stesso parere, se non la pensate come me, ecco, scambiamoci un po' di opinioni che sono sempre molto utili. Per qualunque altra informazione vi aspetto sotto nel box informazioni. Spero al più presto di potervi fare video. Volevo farvi video sulla mia skincare routine, body care routine di questo periodo, no? Del periodo estivo. Quindi spero di riuscirci. Farò quello che posso. Ok, basta che mi sto dilungando, chiudo il video, vi saluto, spero che il video vi sia stato utile e se volete ci vediamo ai prossimi video. Ciao, quando riuscirò a registrarli. Ciao!